Presidente, quali sono gli aggiornamenti per quanto riguarda gli eventi che si sono susseguiti dopo il sequestro del Delphi? Allora, stamattina il primo importante aggiornamento è che abbiamo presentato il ricorso per Cassazione, quindi per eliminare quella procedura che ha portato al sequestro dell'istituto e quindi poter acquisire l'immobile per fare anche la progettazione, che proprio da una giornata di ieri è stata riassegnata alla provincia togliendola a Invitalia. La provincia ha 180 giorni per eseguire tutta la progettazione, quindi dalla fase delle indagini fino alla presentazione dell'esecutivo. Speriamo di avere subito il decreto e quindi iniziare immediatamente i lavori. Avete poi l'idea, insomma, di acquisire il CED per renderlo scuola Jolly, però nel frattempo poi cosa accadrà? Allora, l'altra novità è che nella giornata di ieri, in concerto con i tecnici del Comune, abbiamo definito di acquisire l'area nella zona all'uscita di Teramo Est, in prossimità dell'area camper, sulla quale installare un sito, diciamo un MUS, un modulo provvisorio per ospitare i convittori. E parallelamente, quindi allo stesso tempo, stiamo acquisendo e proponendo a ex Tercas di prendere il CED dalla banca. Il CED è un sito sul quale dovremo fare degli importanti lavori, ma che potranno comunque ospitare 40 classi per circa 3.200 metri quadrati. Non solo il CED, ma anche la zona di Piazza Garibaldi è tenuta in considerazione, perché è una zona centrale e darà la possibilità di costruire, attraverso moduli provvisori, un'altra scuola. I giorni al Delfico oramai sono stabiliti da questa nota del commissario, quindi 180 giorni per finire la progettazione. Dopo il decreto bisogna fare la gara e iniziare subito i lavori. I moduli provvisori, che sembrano oggi finalizzati all'emergenza Delfico, ma in realtà sono moduli che serviranno nel prossimo decennio a realizzare i lavori su tutte le scuole superiori. Ricordiamo che tutte le scuole superiori di questa città saranno interessate ai lavori, compreso il polo scolastico in via San Marino, che conterrà nel prossimo futuro 5 istituti. Se il CED verrà confermato, come ci è stato anticipato telefonicamente, a settembre andranno tutti lì. Se il CED non ci sarà, oltre ai moduli provvisori da installare per i convittori, metteremo immediatamente, e quindi questo sarà fatto a gennaio, massimo febbraio, i moduli anche per le classi nella zona d'Alessandro e in quella San Gabriele. Rientra in gioco anche il consorzio? Sì, il consorzio deve rimanere in gioco, sicuramente, se il CED non c'è, perché è l'unico immobile disponibile.